Dalla cantina di un palazzo storico in Abruzzo ci spostiamo al centro di Roma, dove quattro donne oggi gestiscono un locale. Andiamo a vedere. Quattro donne, età e storie diverse. Stesso sogno, la voglia di aprire un locale tutto al femminile, da gestire con amore. In cosa ti differenzia un locale interamente gestito da donne? Qual è il tocco in più? Sicuramente è tutto perfetto, perché il tocco che hanno le donne, no, cioè magari tanta dedizione, tanta passione. Sicuramente le donne, posso dire, ci mettono tanta anima. Tra le quattro socie ci sono le giovanissime sorelle Flaminia e Alice. Io qui mi occupo dell'accoglienza dei clienti, della sala, insieme a Chiara, la mia socia, e ci prendiamo cura dei clienti, per noi è come se fossero degli ospiti, è una cosa che dicevamo sempre anche prima di fare questo lavoro, e per noi avere clienti è, per noi questa è casa. Alice esprime la sua creatività in cucina con panini gourmet e ha ben chiare le difficoltà di questo lavoro. È difficile perché comunque ci vuole forza, sia mentalmente che fisicamente, si lavora tanto e si deve anche gestire, soprattutto diciamo a gestire una cucina altri ragazzi, altre persone che lavorano con te. Quindi è difficile, però ce la facciamo. La cucina è il regno di Paola, imprenditrice, cuoca e mamma. Con le sue figlie ha intrapreso questa avventura. Paola, che cosa preparate qui? È una cucina tradizionale leggermente rivisitata, dei buoni prodotti, e dei piatti semplici ma molto gustosi. Che cosa avete preparato? È un tortino di melanzane grigliate con dei pomodori infornati, della cipolla di Tropea caramellata all'aceto di lamponi, della stracciatella di Andria e del basilico e del parmigiano. Che cosa hai insegnato alle tue figlie che come te lavorano in questo locale? Ho insegnato il rigore, la responsabilità e il senso del dovere. È un lavoro che ti porta a fare molti sacrifici e loro sono molto giovani, questa un po' è la cosa che un pochino mi dispiace, però un pochino mi conforta vedere delle ragazze che si buttano nel lavoro così, ci mettono l'anima e il corpo, come si dice, però è proprio così.